Gentilissimi genitori, carissimi studenti e studentesse, un breve messaggio, un breve video messaggio, un saluto a tutti voi per un augurio veramente speciale, particolare e in questo momento altrettanto particolare. Noi abbiamo lavorato da settimane, da mesi, io personalmente con tutto il mio staff, senza il quale non avremmo potuto certamente realizzare quello che abbiamo pensato e progettato per farvi rientrare a scuola in sicurezza, in serenità e con tutte quelle, quindi, quelle caratteristiche che una scuola deve offrire ai propri studenti e alle proprie famiglie. Entrando a scuola, voi entrerete in un ambiente sano, sia perché è stato sanificato, pulito a fondo dai nostri collaboratori scolastici. Ci saranno delle segnaletiche, dei cartelli, dei cartelloni che vi indicheranno i comportamenti da seguire. Seguiteli con fiducia. La salute è un bene troppo prezioso per poterci scherzare, per poter prendere alla leggera situazioni che riguardano la salute di ognuno di noi o dei nostri cari, amici, genitori, parenti. Quindi faccio un appello al vostro senso di responsabilità perché il vostro comportamento sia corretto. I primi ad arrivare domani, lunedì 14, saranno i nostri primini, i ragazzi e le ragazze che per la prima volta si affacciano ad una scuola di secondo grado, in particolare alla nostra, all'Artom. Li accoglieremo con molta attenzione e anche prendendoli per mano se ne hanno bisogno. Certo, a 14 anni non vogliono essere presi per mano, questo lo dico ai genitori. È giusto così. Noi non li prenderemo fisicamente per mano, ma li accompagneremo. Li accompagneremo con attenzione, in sicurezza, attraverso dei percorsi che abbiamo studiato apposta per loro. E quindi chiediamo a voi, famiglie, e a voi, carissimi studenti e studentesse, di seguire con fiducia e con attenzione le indicazioni che riceverete, o leggendole sul sito, oppure sentendole e ascoltandole domani dalla viva voce dei vostri insegnanti. Affidatevi con fiducia ai nostri docenti e al nostro personale. Chiedete qualunque dubbio voi abbiate, voi possiate avere, cercheremo di aiutarvi a superarlo. E qualora ci fossero problematiche, ci fossero dubbi, ci fossero perplessità, chiedete. Prima di fare in autonomia chiedete, perché questo è l'unico modo per poter chiarire i problemi senza che questi diventino irrisolvibili. Siamo qui per voi, cerchiamo di fare tutto il possibile, onestamente anche qualcosa in più, per potervi rendere la vita scolastica la più serena possibile. In cambio, che cosa vi chiediamo? È la solita vecchia cosa, di studiare, di impegnarvi al massimo. Il vostro impegno deve essere il massimo possibile, in modo tale che i risultati scolastici siano positivi, siano concretamente validi, e che possiate partecipare, possiate seguire, possiate essere molto motivati durante le lezioni. I nostri insegnanti sono qui apposta per voi. Vedete, la scuola è un luogo molto particolare. È un luogo di lavoro, certo, è un luogo di fatica, studiare è faticoso. È un luogo però dove nascono amicizie, a volte nascono amori, a volte nascono delusioni. Quindi è un luogo dove si cresce, dove si vive e dove si cresce.
Voi capite quindi che rientrare a scuola è di fondamentale importanza, ma dobbiamo farlo con tranquillità, serenità e sicurezza. E quindi noi abbiamo lavorato proprio per farvi rientrare a scuola in classe in questo modo. I banchi saranno distanziati secondo quelle che sono le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico che in questi mesi ci ha aiutato a comprendere qualche cosa in più. Vi devo confessare che non abbiamo capito proprio tutto. Parlo naturalmente in generale. Abbiamo capito perfettamente quello che ci viene suggerito, ma devo confessarvi che qualche dubbio ci è rimasto. E allora vi chiediamo un ulteriore aiuto. Dateci dei suggerimenti, proponeteci delle idee che possano migliorare la situazione. Avremo aule nuove che però non sono del tutto terminate, non sono del tutto finite. Avremo banchi nuovi. Nel periodo che avanza ci saranno delle nuove forniture. Avremo gel igienizzante, mascherine, avremo della segnaletica, avremo un nuovo modo di fare didattica. Avremo quindi tutta una serie di situazioni che vi offriamo e che desideriamo che voi possiate, utilizzare al meglio. Fate in modo che il nostro lavoro non sia vano, fate in modo che il nostro lavoro sia effettivamente al vostro servizio. Noi lo abbiamo fatto con uno spirito di servizio assolutamente positivo. Abbiamo, come vi dicevo, pubblicato sul sito tutta una serie di indicazioni comportamentali, di regolamenti, che non vogliono, attenzione, non vogliono essere delle gabbie. Non vogliono essere delle trincee, vogliono essere dei suggerimenti, vogliono essere delle modalità per cui noi offriamo a voi un modo di comportarsi ordinato, partecipe, condiviso, ma sicuro. Quindi se queste regole, se questi regolamenti non dovessero funzionare, siamo disponibili a cambiarli, ma dobbiamo parlarne insieme, naturalmente. Ancora un saluto, ancora un benvenuto, un augurio di buono studio, di buon inizio. Per salutarvi, nel salutarvi, voglio dirvi che venerdì prossimo, venerdì 18 settembre, abbiamo organizzato un momento di serenità, un momento allegro, un concerto, si fa della buona musica, nel parcheggio dell'Artum. Rispettando tutte le norme di sicurezza, le distanze naturalmente, ci saranno tre gruppi, tre band e un coro che suoneranno e canteranno per dire benvenuti, per fare gli auguri di buon anno scolastico a tutti i nostri studenti, alle famiglie, ai nostri insegnanti, ai nostri operatori. Vi faremo avere le modalità per partecipare, naturalmente, purtroppo i posti sono limitati. Cercheremo di organizzare una diretta Facebook o attraverso YouTube, ci sarà un video in modo tale che tutti possano godere di quello che la musica riesce a trasmettere, sia nell'anima che nel cuore. A presto e a domani. Arrivederci.